Allora, siamo in viaggio verso la Stone Age sarda, quella della Sardegna. È molto interessante, è un'area archeologica molto estesa, circa 200.000 metri quadri, e qui c'è la Stone Age italiana. Ci sono dei megaliti, quindi sono molto curioso appunto di andare a vedere di che cosa si tratta, e addirittura questa Stone Age è più antica di quella inglese. Ok? Quindi adesso ci stiamo incamminando, non è proprio dietro l'angolo, ma per voi questo è tanto. A dopo. Mentre siamo in viaggio e stiamo andando ai megaliti, ovviamente ci è capitata la panda col vecchio con la coppola che non ci faceva più passare, dai che stiamo arrivando ai megaliti. Adesso mi sa che ci siamo persi qua nelle stradine di questi paesini e non so se ne usciremo mai più. Probabilmente forse abbiamo trovato la strada, forse ci siamo, dai. La cosa carina di questi paesi, giusto per fare un attimo di intermezzo mentre arriviamo al posto, è che qui ti salutano tutti, cioè noi passiamo con la macchina, la gente ci saluta, cioè o ci scambiano per qualcun altro probabilmente, oppure ecco, però veramente che qua è un labirinto, ragazzi. Ecco, una cosa che volevo dire che non ho detto per quanto riguarda la Stone Age italiana, che si trova a Goni, giusto, caro? Si trova a Goni? Goni. Che praticamente è pre-nuragica, cioè Sardegna è molto piena di questi famosi nuraghe. I nuraghe sono, ecco, detto in maniera grezza, e magari qualcuno un po' se la potrà prendere, ma ricordano molto i trulli che abbiamo noi in Puglia. Però sono molto più grandi, molto più complessi, molto più elaborati, e non si sa ancora a quale scopo fossero adibiti. Quindi addirittura, se già parliamo dei nuraghe che sono abbastanza antichi e questi sono pre-nuragici, la cosa si fa molto interessante. Eccoci a Prano Mutteddu, un complesso archeologico molto vasto, infatti qui parliamo di 200.000 metri quadri, e questo complesso è almeno 1000 anni più antico di quello di Stonehenge. Infatti è pre-nuragico. I filari di menhir che vediamo qui è più antico dei nuraghi, e gli scavi a un certo punto sono stati interrotti. Beh, alcuni affermano per mancanza di soldi, che ovviamente è sicuramente la spiegazione più ovvia. Altri invece affermano che si tratti di ritrovamenti scomodi per attuale storia conosciuta. Qui in Sardegna vengono fuori cose molto strane. Ad esempio ci sono scavi che hanno portato alla luce un'antica popolazione chiamata Sardana, sulla quale l'archeologia ufficiale entra un po' in conflitto con quanto affermano invece altri archeologi. Adesso in questo video non entrerò nel merito di questa popolazione, avrei dovuto in realtà fare un servizio ad hoc su appunto la popolazione di Sardana e fare delle riprese su un'antica città qui in Sardegna, ma purtroppo non sono riuscito a organizzarmi per tempo. Questa struttura risale a circa 5.500 anni fa, datata tra il 3.200 e il 2.600 a.C., quindi è pre-nuragica, come ho già detto all'inizio di questo video, ma addirittura è più antica della popolazione di Sardana, appunto una popolazione trovata qui in Sardegna. Questo centro era un centro religioso, come lo poteva essere anche Stonehenge, che a sua volta era anche un osservatorio astronomico. E guardando dall'alto le strutture di Prano Mutteddu si possono individuare menhir e tombe dove vi sono alcuni allineamenti interessanti.
Alcuni ricercatori, infatti, ritengono che si possa addirittura individuare in questi allineamenti il solstizio d'estate, l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno. Non solo era un centro religioso, quindi, ma era sicuramente anche un centro di aggregazione delle varie popolazioni sparse su tutto il territorio sardo, ma comunque facente parte dello stesso gruppo che qui si incontravano e qui condividevano tutto. Questa informazione è interessante perché chi mi sta passando questi dati mi ha anche detto che queste popolazioni erano molto evolute in relazione alla storia ufficiale conosciuta. Non si è voluto sbilanciare più di tanto. Se noi parliamo di 5.500 anni fa, dobbiamo pensare che le piramidi della piana di Giza risalgono più o meno a quel periodo, 4.000-5.000 anni fa, anche se alcuni ricercatori in merito alle piramidi si spingono molto ben oltre con la datazione, contro ovviamente i dettami ufficiali. Parliamo di 10.000-11.000 anni fa e riescono a ricavare questo dato proprio a causa della particolare erosione della Sfinge, della piana di Giza ovviamente, che sembra che sia avvenuta ad opera dell'acqua, ma l'acqua era presente appunto almeno 10.000 anni fa e non prima. Ovviamente Awas, che è il responsabile degli scavi della piana di Giza in generale, degli scavi in Egitto, respinge tutte queste supposizioni in quanto lui ritiene che siano soltanto fantascienza. Adesso ci stiamo avvicinando a un'altra area dove vi sono sia dei menhir molto grandi, infatti ne possiamo vedere uno, sia delle tombe. Adesso stiamo esaminando una tomba e probabilmente questa tomba apparteneva a un personaggio importante, tanto che ricorda la Domus Dejana, e questa tomba, contrariamente alla Domus Dejana, che veniva ricavata direttamente dalla roccia, questa è stata fatta da un'altra parte, a blocchi, e poi trasportata in questo luogo. Questo è l'ingresso della tomba, e quello che mi hanno detto è che queste tombe rappresentano le antenate delle tombe dei giganti. Infatti le tombe dei giganti sono più recenti rispetto a queste che troviamo appunto nel sito archeologico di Pranu Uteddu. Quello che possiamo notare è infatti che al fianco di queste tombe in genere ci sono due menhir, qui nel caso specifico ne possiamo vedere soltanto uno. E questo dipendeva e cambiava in base al tipo di manovalanza, e quindi si potevano avere delle tombe costruite in un certo modo, poi in base alle persone che ci lavoravano e anche alla volontà del, tra virgolette, proprietario, potevano esserci delle differenze rispetto ad altre. Altra cosa in più è che qui ci sono circa 70 filari di menhir che ricordano molto Stonehenge. Ovviamente ci sono delle differenze rispetto a Stonehenge, che sono fatte in un modo un pochino diverso, ma queste sono molto più antiche rispetto appunto a quelle che si trovano in Inghilterra. Ecco, questo posto è veramente molto grande e qui possiamo notare altri menhir. Questi nello specifico sono anche molto più grandi rispetto agli altri che ho inquadrato prima. Qui possiamo notare quel che rimane probabilmente di una strada ed è veramente molto interessante guardarsi attorno tutto questo sito, tener conto di quanti millenni di anni fa stiamo parlando e del grado di evoluzione di questa antica civiltà rispetto ad altre e magari rispetto anche a quello che si può pensare.